Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo video. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccomi finalmente tornata con un nuovo video haul. Acquisti. Sì, ebbene sì, ho fatto un po' di shopping e qualche danno. Sì, vabbè, ci sta. Non posso dire ogni tanto perché compro sempre, ma ho comprato delle cose davvero utili e interessanti. Quindi, ovviamente, vi faccio vedere tutto dopo la sigla. Ragazzi, allora eccomi finalmente tornata con un nuovo video haul acquisti. Sono stata in un paio di negozi, adesso vi dico tutto. Allora, ho fatto un mini ordine su Shein e non collaborazione, ma appunto ho acquistato io, ho preso due o tre cose, nulla di più. Poi sono stata da Ipercop e ho preso delle lenzuola, nulla di che, ve le faccio vedere se vi dovessero piacere, insomma magari potete acquistarle anche voi. E quindi sono stata lì, mentre ora da Ipercop sono stata appunto da Pepco, perché anche noi abbiamo Pepco qua a Genova. È un po' piccolo il negozio, però qualcosa sono riuscita a trovare, ebbene sì. E poi sono andata da Esser Bella Profumerie, che è la profumeria che c'è di Esselunga. Sono andata lì perché in realtà volevo acquistare il calendario dell'avvento e quindi ora vi faccio vedere tutto. Cosa vi volevo dire? Ovviamente come al solito ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina con il tastino qui in basso, mi raccomando. E vi ricordo di seguirmi sui social, in particolar modo su Instagram mi trovate come orsottopotto88. Io direi di iniziare subito così non ci perdiamo in chiacchiere e vi faccio vedere subito tutto quello che ho preso. Allora, io direi che possiamo partire da quello che ho preso da Coop, nulla di che appunto, come vi dicevo, ma ve li faccio vedere lo stesso. Nel frattempo sto aspettando anche due pacchi di Shein, non collaborazione, che ho comprato delle cosine interessanti appunto, e quindi una cosa di quelle che ho preso in quell'ordine andrà perfettamente abbinato con questo che vi sto per far vedere. Allora, ho preso un set di lenzuolo con angoli, lenzuolo piano e delle federe di questo colore bellissimo, perché è un tortora, però tendente non al marrone ma al rosino quasi, e sta benissimo secondo me con la camera da letto. E quindi ho preso il lenzuolo appunto così con le federe, ne ho prese 4 di federe così almeno le ho tutte uguali. Il lenzuolo piano, quindi tutto qui, erano in offerta mi pare a 15 euro il lenzuolo e le federe a 3 euro e qualcosa, 3,50 euro mi sembra, e sono della linea Casa Coop. Mia sorella ci si trova benissimo, le volevo provare anch'io, quindi le ho prese 100% cotone. E quindi mi sta per arrivare appunto il copripiumino di un colore beigeolino, che mi auguro stia bene con queste lenzuola, con questo colore. Nel caso vedremo, è da farsi, eventualmente su quello posso fare il reso, se non dovesse andare bene come colore posso fare tranquillamente il reso su Shein. Queste qua mi piacevano di lenzuola, quindi ho deciso comunque di prenderle perché tranquillamente si abbinano anche con il mio copripiumino bianco. È tutto bianco, semplice, senza nulla, quindi volevo qualcosa di più semplice possibile. Allora, vi faccio vedere il mini ordine che ho fatto sul sito di Shein. C'è la scatola, ma in realtà ho veramente preso due cose random proprio. Allora, prima cosina, ho preso un vestitino del brand Emery Rose. Questo qui è un XL, spero mi stia, in realtà non l'ho ancora provato, qualora non dovesse andare bene lo faccio il reso, perché questo è l'ordine che appunto ho fatto io e si può fare tranquillamente il reso. Allora, aspettate che, ok, allora il vestitino è così fatto, semplicissimo, con le maniche a sbuffo a manica corta, fatta così, semplice, e scende giù dritto. Veramente una roba semplicissima, che più semplice non si può. L'ho pensato appunto da mettere con degli stivali, con, vabbè,
sopra con un cardigan, visto che comunque a manica corta e andiamo verso la stagione fredda, però mi piaceva talmente tanto che ho deciso di prenderlo. Ce l'avevo da un po' nel carrello e ho detto vabbè, sai che c'è, lo prendiamo, quindi questo qui. Poi ho preso delle scarpe, ok, queste qua, che in realtà sono più ciabattine, sono simil UGG aperti, però questa volta qua io mi auguro che il piede non scappi da qui, perché le ho provate e ho paurissima che il piede mi scivoli. Se il piede magari è nudo, no, però magari con un calzino ho paura che scivoli. In ogni caso la ciabattina è questa, fatta così, mi piace tantissimo, veramente tantissimo. Questa addirittura potete anche uscirci, io probabilmente la terrò per casa, però potete tranquillamente uscirci e mettere dei calzettoni anche che si vedano, insomma. Comunque la scarpettina è questa, ho preso un 36-37, molto molto carina, il pelo è veramente molto morbido ed è di questo colore marroncino più scuro, veramente molto molto carina, anche questa ce l'avevo da un po' nel carrello, mi auguro veramente, la proverò meglio e vedrò se tenerla o renderla, più che altro che non voglio rompermi un altro piede, ecco, visto che l'altra volta con un paio di ciabatte con il dentro il peletto così mi sono appunto fatta male, mi sono rotta il piede, sono stata 2 mesi a casa. Quindi mi auguro appunto che queste non lo facciano, quindi devo capire bene se effettivamente lo scivola il piede oppure no, devo stare veramente super attenta. Poi ho preso, ho voluto provare, questo qua ho preso una L, ho voluto provare un reggiseno, non ne avevo mai presi su Shein, ma mi ha incuriosito per il semplice fatto che ultimamente non sto utilizzando il ferretto, perché mi dà fastidio, infatti se vi ricordate ho comprato appunto dei top da Primark, proprio perché hanno la coppa imbottita ma non hanno il ferretto sotto, che mi dà noia. Ogni tanto il mio balconcino lo metto con il ferretto e ok, però non tutti i giorni, perché mi dà veramente veramente fastidio, soprattutto la chiusura sul retro. Quindi ho deciso di prendere questo, che è veramente semplice come un top in microfibra, ok, e il retro è fatto semplice, un po' merlettato così, vedete, morbidissimo, veramente morbido, l'ho provato, sta bene, anche la misura, la L va benissimo, all'interno avete anche qui le coppe che potete andare a rimuovere, comunque veramente veramente carino, mi piace un sacco, quindi questo qui, infatti voglio vedere se ci sono altri colori, altre fantasie o che, per poterlo per poterne prendere altri, perché sono veramente veramente estremamente comodi. Ultima cosa che ho preso sul sito, su Shein, ho preso due tazze, che non vedo l'ora di utilizzare. Quest'ordine non l'ho fatto proprio ultimamente, l'ho fatto già da qualche settimana, però la scatola l'ho tenuta lì, abbiate pazienza, avevo delle altre priorità come video e quindi questa l'ho lasciata oltre. Allora ho preso due tazze identiche proprio per utilizzarle sia io che Orazio, e queste qui le ho prese per la colazione, quindi più che altro non tanto per metterci il latte, il caffè o quello che è, ma proprio per magari infilarci all'interno dello yogurt col muesli da mettere e decorare con la frutta, con la scritta, sono completamente trasparenti, vedete, con la scritta good morning, adesso, ok, che magari così la vedete meglio, bellissime, sono veramente super belle queste tazze, leggerissime, infatti ho paura che si rompino, ma spero proprio di no, ecco, non gufartela Ale, grazie. Quindi ne ho presa una e l'altra anche, dovrebbe essere sempre sul nero, le ho prese veramente identiche, esatto. Esatto, esatto, eccola qui, tutte e due, bellissime, mi piacciono tantissimo e quindi brava, rompile, complimenti, mentre stai facendo il video tra l'altro. Quindi le laverò e le metterò già a disposizione per poterle utilizzare. Pepco e le delizie che ho preso da Pepco ve le lascio per ultime. Allora, sono stata appunto da Esser Bella e questo è il sacchetto gigante, come potete vedere. Allora, aspettate che non so proprio come mettermi e dove mettermi. Allora, come vi dicevo, sono andata a prendere il calendario dell'avvento. Sapevo che era uscito, l'ho visto online. Di questo ho fatto uno spoiler di un
paio di caselle, forse le prime tre caselle, e mi è piaciuto. Allora, qui dietro ho lo spoiler, non voglio spoilerarmi nulla, infatti ho guardato le prime tre caselle effettivamente, e già dalle prime tre caselle effettivamente il pacchetto era, cioè il calendario dell'avvento era top, quindi ho detto, vabbè, sai che c'è Ale, andiamolo a prendere. Pagato, ve lo dico, 79,90 euro, più o meno. Questo è uno dei prezzi minori dei calendari che ho preso su internet per questo Natale, insomma, è uno dei prezzi più bassi e quindi non vedo l'ora di aprirlo, quindi questo è il nostro calendario meraviglioso. L'unica cosa che voglio farvi vedere, magari, visto che ancora non l'ho visto nemmeno io, è aprirlo per vedere com'è, ecco, meraviglioso, meraviglioso, guardate che bello. Blu e oro, stupendo, quindi niente, questo qua è il calendario, quindi non vedo l'ora di aprirli a dicembre. Poi ho preso due pochette molto molto carine di camomilla, super belle, ne ho presa una piccolina nera e una più grande rosa per mettere nella borsa. Allora, la piccolina S l'ho pagata 9,70 euro, questa qui nera, a me il brand Camomilla mi piace tantissimo, veramente molto molto bella, e questa rosa l'ho pagata 11,40 euro. Guardate che carina, veramente super super bella, quindi ho voluto prenderne due appunto da poter... Ah, dentro è in fantasia, guardate che carina, dentro a fantasia, stupenda, non vedo l'ora di metterle in borsa, quindi di riorganizzare la borsa e soprattutto di farvi anche un video relativo al What's in My Bag, perché so che vi piace tantissimo quel video, me lo richiedete sempre tantissimo e quindi vi voglio assolutamente accontentare. Come ultima cosa ho preso da provare, perché deve essere uscito nuovo, sapete quanto io ami i mascara di Diego Dalla Palma, cioè il My Toy Boy mascara e il My Happy Toy, li adoro tutti e due, mi piacciono tantissimo, sia quello in versione rossa che quello in versione rosa, e è uscito l'eyeliner, sempre fatto allo stesso modo, quindi sempre con la nostra case in silicone, ok, e l'eyeliner è in penna nero semplice, quindi non vedo l'ora di provarlo, visto che comunque sapete quanto io ami quei due mascara, appena ho visto che era uscito anche l'eyeliner ho detto vabbè, sai che c'è, lo compro da provarlo, e sapete quanto io utilizzi gli eyeliner in penna così, quindi ho voluto prendere questo che ho pagato 25,90 euro stica, aggiungerei, perché è veramente un fracasso 25,90 euro. Comunque, va bene lo stesso. La ragazza mi ha lasciato un po' di campioncini, vabbè, due profumi, acqua allegoria, questo qua deve essere nuovo, bosca vanilla, un troussard di Ruby Red, Chloé, poi mi ha lasciato una peeling, ma no, si chiama Night Progressive Peeling Ma Cream, scusate, quindi una crema peeling progressiva notturna. Boh, va bene, di questo brand, ok, e poi mi ha lasciato un fondotinta di Dior da provare, quindi questo è tutto quello che ho preso da Esser Bella. Passiamo al nostro amatissimo Pepco. Allora, non aveva sacchetti la ragazza da darmi, io non ne avevo perché li avevo appena usati appunto al supermercato Coop, non avevo il carrello con me perché sono andata poi dopo su da Pepco, allora ho deciso, lei mi ha detto guarda ho le borse riutilizzabili, vabbè, mi ha dato una borsa riutilizzabile che costa 1 euro, va bene, con tutte quelle che ho tra l'altro, vabbè. Allora, vabbè, qui carta perché ho fasciato, sono tutte cose super delicate e parliamo già di aria natalizia, proprio si sente il profumo, nonostante le unghie ancora di Halloween, si sente proprio l'aria natalizia in questo haul. Ho pagato in totale 31 euro e adesso vi faccio vedere piano piano che cosa ho preso. Allora, prima cosina. Allora, sapete la mia mania nel far da mangiare, nel fare cose che mi piacciono, biscotti, quant'altro, ho deciso di prendere un mattarello, appunto, con questa fantasia, quindi abbiamo tutti i fiocchi di neve, bellissimo, quindi nel momento in cui voi andate a stendere la pasta frolla, poi sopra, passando il mattarello, vi compariranno tutti i disegni. Pagato 4 euro, mi piace tantissimo, io ne avevo già uno
fatto così, ne ho uno normale, semplice, e invece ne ho un altro fatto sempre in stile natalizio, ma questo qua con i fiocchi di neve mi piaceva tantissimo e quindi l'ho preso. Poi ho preso un vasetto per il miele. Allora, io ho tutti effettivamente contenitori così in vetro, in plastica, comunque per soprattutto in vetro quando si tratta di zucchero, caffè, sale grosso, sale fino, ho tutti barattoli in vetro. Volevo assolutamente un barattolo per il miele per poterlo tenere nel barattolo fatto così con il suo spargimiele, insomma, questo in legno. Mi piaceva tantissimo, ma tantissimo, appena l'ho visto, e quindi l'ho preso subito. Guardate che carino, ha una forma stupenda, sembra proprio del, non lo so, sembrano proprio quei vasetti di miele, non so, mi ricordo il vasetto di miele di Winnie the Pooh, non so perché. Comunque l'ho pagato 4 euro, e quindi ho detto vabbè, per 4 euro assolutamente l'ho preso, perché questi barattoli qui solitamente costano un fracasso. Costando veramente tanto, questo costava abbastanza poco e quindi ho deciso di prenderlo. Poi ho preso un barattolo per i biscotti. Sì, eccolo qua il topo. Un barattolo per i biscotti. Allora, il barattolo è molto semplice. È super natalizio. E il barattolo è fatto così, semplice, in vetro, pagato 6 euro. 6 euro veramente non è niente, ragazze. Il tappo del barattolo è questo. È stupendo. Guardate che cosa non è questo barattolo. Questo tappo con il soldatino è stupendo. E il barattolo ovviamente, adesso vi faccio vedere. Ok, e il barattolo è questo. Guardate che carino, ci voglio mettere assolutamente i biscotti e metterlo vicino all'altro barattolo di biscotti, sempre natalizio così. Mi piace tantissimo, non vedo l'ora di sfoggiarlo in cucina. Poi ho preso, parliamo di Disney, Natale Disney, sì, bene sì. Allora, ho trovato delle tazze, ma perché continuo a comprare tazze, tra l'altro che sono piena, potrei venderle io le tazze. Allora, ho preso due tazze completamente uguali, ovvio, perché io faccio le, quando compro le cose ne compro sempre due per averle uguali, cioè ho questa, proprio questa fissa pazzesca. E ho preso, complimenti, vediamo di romperle, ho preso queste due tazze qui. Tazze di Topolino e Minnie, bellissima, con Topolino da un lato che sorseggia una tisana o una cioccolata calda con scritto Merry Christmas, e dall'altra parte abbiamo Minnie. Bordini oro, stupende queste tazze, sono veramente il top. Pagate 4 euro l'una, bellissime, cioè che cosa non sono, le adoro. E ovviamente per non farci mancare nulla ho preso anche delle tazze per cereali e quant'altro. Anche queste natalizie, anche queste Disney, sì. E ho preso due, ovviamente, perché non potevo prenderne una. Ho preso queste tazze qui, questi tazzoni bellissimi, con tutti i personaggi Disney. Bellissimo, Topolino, Minnie. Abbiamo Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pluto. No, c'è solo Pluto, sì, Pluto. Esatto, bellissima, con questo sfondo natalizio con gli alberelli di Natale, il dentro della tazza è rosso, è stupenda. Idem con patate, pagata 4 euro l'una, quindi queste due adesso mettiamo tutto a lavare così siamo poi pronti per il Natale. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia quantomeno tenuto compagnia. Fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito e se avete acquistato, e soprattutto se avete nelle vostre parti, se avete un negozio Pepco, e solitamente che cosa acquistate, se è grande. Il mio è piccolino come punto vendita, non ha sempre tantissime cose che magari vedo sui social di Pepco, quindi vabbè, pazienza, però ogni tanto delle super chicche le trovo e sono super super contenta. Tra l'altro erano le ultime due rimaste, infatti le ho controllate bene che fossero sane, due di queste qua erano le ultime, e la stessa cosa vale per queste che erano le ultime due, quindi forse era il destino che io comprassi delle nuove tazze, quindi fantastico. Quindi niente ragazze, noi ci vediamo domani con un nuovo video, continuate a seguirmi, mi raccomando, e vi mando
tanti super mega bacioni e ovviamente noi ci vediamo domani, nei prossimi giorni.